potevamo fare molto di più. Come l'avevamo preparata? Allora sapevamo che facevano questo possesso, questa costruzione bassa, e noi siamo proprio bravi lì. Sul 2-0 potevamo fare il 3-0, poi l'abbiamo aperta noi, abbiamo fatto un errore clamoroso, perché noi non siamo una squadra che palleggia, noi il codice è giro 1-2 e andare subito in verticale. Invece siamo rientrati, Schenetti ha fatto una grande giocata, però lì è scivolato Antonini, voglio dire, cioè è stata una disgrazia. Se non scivola Antonini, la palla ce l'ha sul petto. Poi è normale, loro sono una grossa squadra, cioè è normale che poi lì puoi andare in difficoltà. Invece ci siamo ricompattati, avevamo tanti giocatori al limite, cioè Calvano non poteva giocare, è andato in campo, Riggio non c'era una punta centrale perché oltre Cianci non c'era nemmeno Samele, non c'era De Santis. Aspetta, mica finisce qui, Ferrara non poteva giocare e dopo 20 minuti, 25 minuti la caviglia. Cosa è successo a Ferrara? Aveva una caviglia, non poteva andare in campo, ma ce n'erano tanti che non potevano andare in campo, non è che prima della partita, però vincere in questo modo, anche soffrendo su un campo molto, a prescindere, difficile, però reso molto allentato dalla pioggia, difendere anche in quel modo sul finire. Poi ho messo il terzo centrocampista perché loro a un certo punto hanno portato anche Peralta e Schenetti dentro, quindi dovevo cercare di schermare con giocatori che erano proprio al limite. Fabbro è dovuto uscire, Canute ha avuto la febbre, poverino, fino a tre giorni fa. No, abbiamo vinto una partita impensabile per quello che era, per come ci eravamo allenati e per quello che era successo. Poi l'abbiamo vinta in maniera strameritata, un derby sentitissimo, e siamo contenti. Gianni, che significato ha? Sì, no, eccoci, no, 30 eccoci. Secondi proprio, vado al Via del Mare, il gol del Lecce raccontato da Pierandrea e torno da te. Pierandrea, vai. Allora, torniamo allo Zaccheria perché è caduta la linea dal Via del Mare, torniamo allo Zaccheria, a te Gianni. E così, parlavamo con l'allenatore del Taranto del significato che ha questo importante successo in un derby, tra l'altro storico, sentitissimo, come giustamente sottolineava, Taranto che si conferma squadra d'alta classifica consolidando il quinto posto e a due lunghezze dalla piazza d'onore. Ma mi ha detto un tuo collega che abbiamo 11 punti di vantaggio sui playoff, qualcosa di inverosimile, però il campionato è ancora lunghissimo. Ci godiamo questo momento perché se si tiene presente che nelle ultime 5 partite noi si è giocato ad Avellino, a Foggia e a Potenza e si è fatto, se non sbaglio, 13 punti, che potevano essere 15 sull'episodio sul finire ad Avellino, vuol dire che è una squadra in netta salute, è una squadra che si allena, l'abbiamo fatto, la vogliamo vincere questa partita per la città. So che i tifosi aspettano la squadra, io purtroppo non posso esserci, ma è giusto che il plauso, l'idolo dell'azione sarà per i ragazzi, quindi sono contento, mi hanno detto che tanti tifosi aspetteranno la squadra, i ragazzi lo meritano, io invece mi aspetto il sold out tutto il campo col Picerno, perché col Picerno diventa una partita, se vedi la classifica, bella. Una partita sicuramente d'altissima classifica. Andiamo un attimo sulle scelte iniziali, no? Questo tridente al quale non hai voluto rinunciare nonostante ti mancasse il riferimento, il centravanti, con una sorta di falso 9. No? No, se vuoi adesso te lo spiego, io sapevo che loro costruivano basso, poi noi avevamo preparato la partita col 3-4-2-1, sono molto onesto, ho visto la formazione e ho detto questi giocano 4-2-3-1. Tanti anni di calcio, l'esperienza, e quindi noi ho giocato con i tre appoggi per andarli a prendere alti e soprattutto con questo, tu lo chiami in falso 9, io lo chiamo questo Kawasaki, che ho alternato sia Canutè e sia Fabbro nel far uscire il loro centrale per attaccargli la linea, e lì siamo stati devastanti, quindi poi la scelta si è rilevata molto molto azzeccata. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, parola d'onore, e poi la fase finale c'è stata una fase di sofferenza, di abnegazione, dove vinci in questo modo soffrendo sei ancora più contento, soffrendo, ma non è che il Foggia abbia creato qualcosa, cioè qualche palla sporca dentro. Vogliamo parlare un attimo di mercato, Cianci è andato via, adesso chi lo sostituirà? C'è Biancanute che ha fatto 8 gol, nella sua carriera, nella sua vita non l'ha mai fatto, alla faccia di qualcuno, vabbè non voglio parlare, che dice che gli attaccanti con Capuano segnano poco, Canute nella sua carriera 8 gol non l'ha mai fatti, cioè poi sono chiacchiere da bar, difensivista, bla bla bla, dai.
è giusto, niente, è normale che qualcosa prenderò, su questo non c'è ombra di dubbio. E allora soffermiamoci un attimo sui numeri prima di dare la parola a Salvatore Petrarolo dallo studio. Quarta vittoria esterna stagionale con 11 complessivamente successi su 20 partite, quinto posto in classifica, 36 punti. Beh, hai detto tutto te, cioè, la bravura dei ragazzi è sempre di Massimo Giove, ma no, è normale che io so di avere dei meriti, altrimenti sarei un ipocrita, dai. Però chi comanda, chi ha deciso, è giusto che in questo momento si prenda tutti i meriti, non so se rendo un'idea. Poi se Cianci dovesse andare via, la posso dire una cosa Gianni, tanto è anche giusto così prendersi qualche soddisfazione, lo posso dire? Allora, se Cianci dovesse andare via, noi ti dico che siamo uno dei budget più bassi di tutti e tre i gironi. Cioè, con i numeri che tu hai dato, siamo uno al momento, quindi vuol dire che Massimo Giove è stato un fenomeno, cioè uno dei budget più bassi, ma non solo di questo giro, di tutti e tre i gironi. Quindi cosa voglio dire? Che magari il calcio lo si può fare anche con le idee, non è che ci vogliano per forza i soldi sono determinanti, fondamentali, però mica serve gettarli. Il calcio si può fare anche come l'abbiamo fatto noi. Ieri sono andato a vedere la primavera, mentre era finito l'allenamento, e la squadra andava a mangiare, io sono andato lì e sono rimasto contento di tutti questi ragazzi che sono arrivati. Dici, ma mo che c'entra la primavera? C'entra la primavera. E cioè che c'entra la primavera? C'entra la primavera, che la primavera non retrocederà mai. E quindi nulla, la primavera è il figlioletto della prima squadra. E quindi per me è importante. Tu mi dici, ma tu dopo aver vinto a Foggia, ma non sei bene con la testa? No, io sto molto bene con la testa. Allora, do l'auricolare a mister Capuano, così Salvatore, se vuoi potrai fare qualche domanda da studio. Buonasera mister, no, come sempre una curiosità, sperando di non farla arrabbiare. Lei ha detto a fine partita ai microfoni di Antonio Benacicco, venerdì mi aspetto 10.000 spettatori allo Iacovone, altrimenti non capisco nulla di calcio. Lei sa che se della vita non nulla. Lei sa che se risponderanno a questo appello e poi dovesse andare, faccia gli scongiuri, dovesse andare bene, quel sogno poi lo dovrà alimentare ulteriormente per i 10.000 e forse anche per qualcuno di più. Non so il sogno che parlate. Il nostro sogno sono i playoff, abbiamo 11 punti di vantaggio. Però ci sono ancora tante partite, però attenzione, io ho detto sempre che non ci precluderemmo nulla, quindi andiamo avanti, non è che ci limitiamo a qualcosa, più punti facciamo più giochiamo con tranquillità. E che forse è questa la chiave di lettura anche dei 13 punti nelle ultime 5 gare? Guardi, io conosco il calcio, ma di conseguenza conosco la vita. Io nell'immediatezza del dopo partita della Casertana mica dimentico, perché quella è storia, la storia ti rimane dentro, non si cancella, e quello è uno dei momenti più brutti della mia carriera calcistica, perché in quel momento sai cosa pensavo dopo tutto quello che ho fatto in 2 anni. Però quindi io penso alla sofferenza, non penso alla gioia. La gioia è un fatto estemporaneo, a fine partita fischia l'arbitro, è bellissimo, poi finisce. Invece la sofferenza è quella che ti rimane, è una cosa della vita. Mister, grazie, in bocca al lupo. Ovviamente ci ritroveremo venerdì, perché Crepi, insomma, grazie, anticipo che venerdì sera Taranto Picerno, oltre ai 10.000 dello Iacovone, avranno migliaia, decine di migliaia di telespettatori su Antenna Sud. Beh, noi la ringraziamo sempre Antenna Sud, perché non ci fa mai rimanere soli, il nostro popolo ci segue, quindi oggi ci si è stati vicino e la gente ci ha visto.